chiamo Angelica Comalini, abito a Gravedona e ho 10 anni. Eravamo al concerto. Mio papà insisteva per farmi rimanere dietro, dietrissimo. E non riuscivo neanche, non mi lasciavano neanche salire in spalla molto, perché sennò davo così fastidio, tipo. Io insistevo per andare avanti. Dopo un po', quando mi ha portato a mangiare e andare in bagno, sono riuscita a convincerlo a portarmi avanti. E quando è arrivato Bruce, mi aveva tipo indicato e lanciato un giocattolo. Poi dopo è andato via. E quelli dietro mi hanno anche preso il giocattolo, perciò non sono neanche riuscita a prenderlo. Quando, come si dice, è tornata, mi ha fatto segno di salire. Io all'inizio ho esitato perché paura che mi facesse, che ne so, cantare, fare qualcos'altro. Però dopo mi ha spinto e, come si dice, mi ha fatto ballare. Quando sono scesa, tipo non riuscivo più a respirare per l'emozione. E, come si dice, allora sono andata indietro perché non riuscivo più a stare in avanti, mi stavo soffocando io dall'emozione. Per salire c'erano un po' di metri di distanza, perciò le persone mi hanno trasportato tipo con le mani. E poi mi ricordo che quando mi facevo ballare mi facevo tipo come la faccia, tipo la faccia strana, tipo per dire oh, bravo. E anche dopo mi hanno, quando mi ho appoggiato, era come se fossi una rockstar, perché tutta la gente mi ha appoggiato da papà con le mani. Ma io proprio non ragionavo, pianto, chiaramente ho pianto. E la bambina è stata bravissima. Basta, mi emoziono ancora adesso se lo racconto. L'esplicazione è una sola, cioè ho portato lei dove voleva andare lei perché ci ha creduto. Io volevo stare verso le transenne perché, tenendola in spalla, non volevo dare fastidio alle altre persone né essere troppo invasivo. Poi lì ha voluto andare una corsa in bagno, quando siamo entrati ancora mi ha preso per mano e mi ha detto: papi, mi intrufolo io dappertutto, seguimi. E quando siamo arrivati lì l'ho presa e era il momento giusto.